Unboxing e collaudo microauto radiocomandata. Ciao a tutti, in questo video unboxing microauto radiocomandata. Eccola qua. Andiamo ad fare il montaggio. Allora, qui c'è da levare il coperchio, c'è da levare il cellophane, via. Poi viene via il coperchietto, il plexiglass protettivo. Qui c'è ancora qualcosa da levare, vediamo. Qui c'è una, vediamo se riusciamo a levare. Senza rompere niente. C'è le istruzioni. Vediamo se viene via. Questi sono i comandi per guidare la macchinina. Questa è l'antenna. Allora, vediamo se mi ricordo bene. Una vite che tiene la macchinina attaccata a questo piedistallo di plastica, non ci serve. L'antenna va infilata qua. La invitiamo, eccola qua. Allora, il coperchio è qua. Bisogna levare. Eccolo qua, questo è il coperchio per le batterie, batterie AA, io queste qua sono ricaricabili, le batterie non sono incluse nella confezione, bisogna comprarle a parte, come tutte le batterie. Ecco, le luci si accendono, adesso si apre lo sportello e la macchinina va messa sotto carica. Qua ci sono due fori che vanno infilati qua, sono due poli, il polo più e il polo meno. Vediamo se riesco a imbroccare il buco per la ricarica. Ecco, macchinina è stata inserita, è sotto carica, si è accesa la spia rossa e adesso qua aspettiamo che si spenge. Quando si spenge la macchinina è carica. Aspettiamo. Allora, passiamo al collaudo in pista. Dopo un paio di minuti di ricarica, la macchinina è pronta per essere utilizzata. Sganciamo. Ecco, l'abbiamo sganciata dalla carica. Tiriamo fuori l'antenna nel radiocomando. I comandi sono molto semplici. Ci abbiamo avanti, indietro, destra e sinistra. Può anche curvare in retromarcia, eh? È proprio una macchinina completa, va in tutte le direzioni. Infatti sono nate anche per fare le gare, ci sono con delle frequenze diverse, si può gareggiare con più macchinine e fare le gare. Via, procediamo al collaudo. Pronti? Partenza? Via! Guardate, va anche in retromarcia.
Ecco, dopo la ricarica dura, la macchinina dura un paio di minuti, c'è un paio di minuti di autonomia e dopo bisogna rimetterla un paio di minuti sotto carica. Tutto qua. Ciao. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, cliccate su mi piace nell'angolo in basso qua a sinistra.